99 anni fa, a Ariano, in questo posto, venne trovato il corpo di Giacomo Matteotti. Oggi siamo qui con Giovanni Volterra. Giovanni Volterra è il nipote di Giovanni Cosattini. Chi era Giovanni Cosattini? Era insieme a Matteotti, a Treves, a Buozzi, a Saragat, fondatore del PSU, il Partito Socialista Unitario, dopo la scissione del 22 che aveva separato i socialisti dai comunisti. E lui, mio nonno, era deputato, era stato eletto alla Camera ed era deputato ed era compagno deputato insieme a Matteotti ed era molto amico di Matteotti, non era solo un'amicizia dovuta alla comune militanza in un partito, ma era proprio un'amicizia personale molto forte. Qual è un ricordo dell'amicizia che è stato tramandato da suo nonno? E alcune cose che mio nonno spesso mi raccontava di Matteotti, come per esempio Matteotti aveva l'abitudine di scrivere in treno i suoi interventi su dei foglietti a matita in treno mentre veniva da Frattapolesine a Roma, e poi questi fogli venivano raccolti, riordinati per la pubblicazione nel giornale del partito o per interventi destinati alla Camera. E mio nonno si intristiva molto quando parlava di Matteotti, vedevo proprio che gli si incrinava la voce, aveva perso quello che era stato forse il suo più caro amico. E la cosa mi raccontava mia madre, che i giorni del sequestro mio nonno era un uomo distrutto proprio. Suo nonno poi venne proprio in questi posti quando fu trovato il corpo. E mio nonno poi aveva partecipato, come molti altri, insieme a molti altri del partito, aveva partecipato alle ricerche e da alcune segnalazioni, così mi disse mio nonno, da alcune segnalazioni sembrava che la zona fosse questa. Per cui era stata fatta, aveva partecipato anche alle ricerche in questa zona, e il corpo di Matteotti fu poi ritrovato qui vicino settimane dopo, e fu un cane che ritrovò il corpo abbandonato. Il 30 maggio del 1924 Giacomo Matteotti pronuncia l'ultimo suo discorso alla Camera, in Parlamento, dove accusa il regime fascista di violenze e di brogli elettorali. Accanto a lui era seduto Giovanni Cosattini. E mio nonno era sempre seduto vicino a Matteotti, erano sempre gli schiani. Lui era vicino a lui, era vicino a Matteotti quando pronunciò il famoso discorso che poi gli costò la vita. E mi raccontò mio nonno che erano usciti insieme dalla Camera dei Deputati e Matteotti si era rivolto a lui e gli aveva detto: ora preparate il mio discorso funebre. E poi aveva aggiunto: siamo circondati da una banda di delinquenti. E questa fu forse l'ultima volta che mio nonno direttamente parlò con Matteotti. Non credo che sia avvenuto nei giorni successivi prima del sequestro. C'è un giallo che ha raccontato suo nonno di quella giornata in cui venne fatto il rapimento. Beh, ecco, una cosa che mi aveva raccontato mio nonno è che qualche tempo prima dell'episodio del rapimento e dell'uccisione da parte di Dumini, Matteotti era stato sequestrato a scopo intimidatorio e picchiato duramente, e che per questo motivo le autorità gli avevano assegnato un agente di scorta che stesse con lui. Beh, combinazione, pochi giorni prima del rapimento l'agente gli era stato tolto. Oggi, 99 anni dopo, perché ricordare Giacomo Matteotti? I fascisti
hanno ucciso Matteotti, i fascisti hanno ucciso un corpo, non hanno ucciso un uomo. E l'uomo rimarrà sempre vivo finché ne avremo la memoria. Le idee di Matteotti rimarranno sempre vive finché noi ricorderemo le loro idee. È importante la memoria dell'uomo e delle idee, perché tutto va ricordato, perché solo con la memoria possiamo evitare che fenomeni nubi che si vanno addensando continuino a diventare sempre più pericolose. Grazie a Giovanni Volterra. Andata? Dai.